i tempi a titolo personale, se il gruppo ha a disposizione dei minuti, è successo in passato che questi minuti vengano attribuiti anche a interventi a titolo personale, così come quando succede per i relatori di minoranza che quando esauriscono i loro tempi in alcuni casi vanno a essere sottratti dai tempi dei gruppi. Io credo se questa è stata la scelta della Presidenza sia in contrasto rispetto a quanto già fatto altre volte. Grazie. Va bene, onorevole Crippa, la Presidenza oggi ha deciso in questo modo, abbiamo già utilizzato questo criterio ed è, se con sé, siccome è a discrezionalità della Presidenza concedere il terzo aggiuntivo, concedere come stiamo facendo con il suo gruppo e con il gruppo di SEL un minuto per ogni dichiarazione anche quando avete esaurito il tempo aggiuntivo, oggi abbiamo scelto questa strada e la Presidenza di turno in questo caso prosegue lungo la linea che ci siamo già dati. È scritto a parlare il collega Sorial, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io ho aspettato finora proprio questo articolo che parla delle disposizioni finanziarie senza entrare nel merito per parlare proprio di quello che più riguarda la Commissione Bilancio e come è stata lavorata la copertura delle disposizioni finanziarie di questo provvedimento. Stiamo parlando di un pasticcio dei pasticci. Noi oggi ci ritroviamo con un articolo 17 che era quello che garantiva le coperture del vostro DDL, che viene completamente abrogato in favore di un articolo 26 che viene invece modificato rispetto a quelle che erano le disposizioni finanziarie iniziali, e lo possiamo vedere anche attraverso l'emendamento che state mettendo in votazione, il 26.500, che naturalmente aggiunge un altro comma che cambia completamente le disposizioni finanziarie. Nella fattispecie il 26.500 si ricollega al 26.410 che è andato a modificare completamente le disposizioni finanziarie, mostrando che la Commissione di merito non è riuscita a trovare le giuste coperture e obbligando ancora una volta in questo Parlamento la Commissione Bilancio a fare in realtà un lavoro che non è permesso fare. Grazie, onorevole.